Sono ben 1100 le ore di straordinario accumulate quasi per ciascuna guardia. Oltre 250 giorni di licenza accumulati e non retribuiti, né tantomeno abbiamo la possibilità di poterne usufruire. Siamo disperati, le nostre famiglie si stanno allontanando da quello che è il principio fondamentale formato dalla stessa famiglia, l'unità. Perché comunque c'è questa disgregazione portata dalla situazione economica che ci sta fortemente sulle spalle. Il nostro servizio è svolto presso i più importanti enti pubblici, non dimentichiamo i vari appalti all'ospedale, all'ASL quindi di Vibo, al Tribunale, alle INPS fino a poco tempo fa. Abbiamo i depositi ENI, il deposito costiero, quello in cui siamo stamattina, ma anche la sede del deposito progetti di Triparni. Sono tanti i servizi e i maggiori sono i servizi pubblici presso la Calabria che deteniamo come appalti. 27 lavoratori vibonesi dell'Istituto di Vigilanza Notturna di Una di Catanzaro hanno deciso di organizzare un sit-in di protesta presso la sede ENI Deposito Costiero di Vibo Marina. Radunatisi nei pressi dell'area antistante la struttura, cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni lanciando un accorato appello. Praticamente stiamo gridando questo accorato annuncio che intervengono le istituzioni, le prefetture soprattutto, perché ormai da 10 mesi viviamo senza stipendio, quindi siamo in una condizione veramente al limite, praticamente ormai non riusciamo niente ad assicurare niente alle nostre famiglie. Noi, essendo guardie giurate, abbiamo appunto un decreto prefettizio per svolgere la nostra attività e quindi mi rivolgo io appunto al prefetto di Catanzaro, alla dottoressa Ferrandino. Vogliamo parlare con lei. E questo è il mio appello.